quest'anno è un maggio che non si è mai visto, così intenso per temi, partecipazione, passione, mobilitazione di giovani, associazioni, istituzioni culturali. Veramente intorno a Totò si è realizzata una mobilitazione come non si è mai vista, pure in una città che ha sempre fatto del maggio un momento altissimo della sua partecipazione culturale. È dedicata a Totò nel 50° anniversario dalla scomparsa, all'edizione 2017 del Maggio dei Monumenti a Napoli, un programma ricco di appuntamenti che anche quest'anno l'assessorato alla cultura e turismo del comune ha messo a punto in sinergia con le istituzioni culturali e le associazioni cittadine divenute protagoniste dell'evento. Un mese intero che accoglierà fino al 4 giugno centinaia di iniziative, spettacoli, concerti, percorsi turistici e visite guidate ispirate al tema Omaggio a Totò. La manifestazione vuole essere una festa dedicata all'indimenticabile principe della risata, al quale anche la banda dell'Arma dei Carabinieri dedicherà il 5 maggio un concerto in Piazza Mercato, dove si tennero i suoi funerali. Ormai l'organizzazione è sempre migliore tra tutte le istituzioni, tra gli operatori economici, i cittadini, gli operatori culturali. C'è un bel vento, devo riconoscerlo, che ovviamente ci impegna e ci stimola a migliorare sempre di più i servizi, ma i dati che abbiamo è di un tutto esaurito per presenze turistiche da qui fino alla fine dell'estate. Il programma del maggio, denominato Col Totò, è partito in realtà già dal 12 aprile con l'inaugurazione della mostra Totò Genio e proseguirà fino all'estate con numerosi eventi, tra cui l'innovativo progetto di installazioni artistiche che spunteranno nei prossimi mesi in luoghi simbolo della città. Siamo convinti che con Totò non facciamo un'operazione di identità nostalgica, ma attraversiamo uno dei punti più alti e fecondi di novità e di avvenire di Napoli e della sua tradizione culturale ed artistica. La manifestazione, alla sua 23esima edizione, si è avvalsa del contributo creativo degli studenti dell'Accademia di Belle Arti, che ne hanno realizzato l'immagine grafica coordinata, e si arricchisce quest'anno della rassegna Maggio Napoletano, volta alla promozione e valorizzazione del patrimonio produttivo e culturale partenopeo. Per rendere economia circolare e territoriale per le attività artigianali, le eccellenze. Perché Napoli non è solo fritture, Napoli è raffinatezza, Napoli è porcellana, Napoli è abiti sartoriali, Napoli è bellezza ed eccellenza a 360 gradi. Il programma completo delle iniziative è disponibile online sul sito del Comune.